benediciamo, lode, mettetevi, non nascondetevi, ci accordiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E Signore, in questa sera vogliamo proprio restare a un livello altissimo, Signore, nella frequenza del tuo amore, nella frequenza dove ogni cosa è possibile, nella frequenza davvero dove sentiamo battere il tuo cuore nel nostro, e per questo noi ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo. Grazie. Oh,
così corretto, perché noi non abbiamo bisogno di correre per essere accolti dal tuo amore. L'unica cosa che possiamo fare, Signore, è quella della gioia, dell'entusiasmo che tu metti nel nostro cuore dopo che abbiamo fatto un incontro con te, Signore. E Signore, allora esultiamo in ogni modo, come ha fatto Maria, esultiamo col nostro corpo, esultiamo con la nostra voce, esultiamo col nostro canto, col cuore, Signore, con le nostre mani, Signore, esultiamo in ogni modo, Signore, dichiarando che tu sei il Signore. Alleluia, Signore. Siamo qui e ti lascio perché nel cuore la gioia di Dio. Siamo qui e ti dà tutta la terra solo per adorare te, adorare te. Thank you.
ante, gritando che sei un re. Chi sei tu? Tu sei un fuoco lussuante, l'unico Dio eterno, a cui chiedi mi posso curvante, gritando che sei un re. Proclamerò che solo tu sei il Signore, adorerò, facciamo i piedi tuoi, la mia vita si incendierà per te, e tu cielo di un amore intenso per te. Questa verità, Signore, che ci ha ricordato Marisa, è una verità che per noi è un fondamento. E la parola dice che non c'è alcuna salvezza, Signore, se non per mezzo di te. Tu sei l'unica porta, Signore, l'unica porta alla quale noi ci sottoponiamo, alla quale noi crediamo e attraverso la quale, Signore, noi vogliamo passare per vivere l'esperienza di questo regno d'amore. Signore, tutto questo non passa per i nostri meriti, ma passa per la tua fedeltà, Signore. Passa per quella grazia straordinaria che solo tu, Signore, solo tu ne sei garante dall'inizio dei tempi, Signore, perché tutto è stato fatto per mezzo di te, Gesù. E in questa fedeltà, Signore, noi questa sera ancora una volta vogliamo lanciare le reti, al di là di ogni nostra fragilità, di ogni nostra caduta, di ogni nostro tentennamento, incredulità, Signore. Tu solo sei fedele, Signore, e tu sei fedele e ci farai passare, anzi, ci stai facendo passare
attraverso questa porta, perché nessuno resti senza la tua gloria. E per questo, Padre, ti ringraziamo nel nome di Gesù. Non solo sono state ascoltate, quindi preghiere di guarigione, di benedizione,
ma sicuramente hanno avvicinato tante persone che credevano che tu fossi un'illusione e invece adesso sono ritornati alla fede. Allora, Signore, ti chiediamo di ritornare al centro della vita politica, della vita sociale, della vita religiosa, della vita scolastica, perché quando tu arrivi, quando tu entri nelle vite, allora tutto cambia, la vita cambia, il mondo cambia, l'universo cambia. E allora questa sera grazie, grazie, infinitamente grazie per la tua fedeltà. Amen. Ringraziamo Gesù per tutto quello che ha fatto per noi, io parlo per me in questo periodo difficile, per la mia famiglia, e possiamo soltanto dire grazie. La canzone di prima dice fedele Dio per sempre e la sua parola è fedele. Grazie Gesù. Amen. Amen, Signore, benedetto sei. Grazie Gesù, non smetterò mai dalla mattina alla sera di ringraziarti di quanto sei fedele, di quanto sei buono, di quanto sei ormai il mio respiro tutto il giorno e non posso mai distogliere gli occhi da te e guardarmi intorno. E la tua parola che dice guardate me, sarete raggianti, ed è quello che mi fa essere raggiante tutto il giorno, solo guardare a te. Grazie Gesù. Ed è così, Signore, le nostre giornate si aprono. Magari umanamente senza alcuna prospettiva. Poi ci connettiamo alla verità, al tuo spirito, Signore. E tutto prende un nuovo orizzonte, una nuova via, Signore. E di questa fedeltà che proclamiamo con la bocca, Signore, la dichiariamo col nostro essere, Signore, perché noi sappiamo che tu sei fedele, Signore. La nostra carne lo dice, le nostre famiglie lo dicono, il nostro lavoro lo dice, Signore. Ogni cosa di noi canta e glorifica la tua fedeltà. Tu sei benedetto, ora e sempre. Tu sei quelli, oh.
Resurrezione.
Signore, che tu ci voglia far vivere questo tempo da un'ottica diversa, Signore. Non viverla con un sentimento solo così struggente, ma forse anche un po' esterno, un po' superficiale, ma per comprendere la verità di ciò che tu hai fatto per ognuno di noi, Signore. Cioè comprenderla e farla diventare una verità, che questo dono ha cambiato la nostra storia, tanto da portarci ad essere tuoi ambasciatori, Signore. Andare e attraverso la tua parola, Signore, questa parola che è sì sulle nostre labbra ma incarnata nella nostra storia, confermare tu stesso con i segni tutto ciò che tu ci mandi a fare, Signore. Signore, abbiamo bisogno, e tu lo sai benissimo, di una Chiesa più efficace. E noi questa sera ti vogliamo dire amen, Signore. Amen. Noi ci siamo per cambiare anche, magari per essere anche di scandalo per qualcuno, Signore, particolarmente religioso, ma noi non vogliamo fare cose straordinarie per scandalizzare gli altri, così per far parlare di noi. Noi vogliamo far parlare di te, Signore. Vogliamo farlo perché si ritorni veramente a quel parlare di fede, a quel parlare che dice chi tu sei, quello che sei venuto a fare, quello che attraverso di te ha cambiato la nostra storia. Noi ti benediciamo, Signore, e ti lodiamo e ti ringraziamo, perché davvero questa sera ci porti al piano superiore. Grazie. E vogliamo accogliere, Signore, Marisa, che porta la tua parola, e lasciamo che il tuo spirito arrivi in profondità e che venga a smuovere dentro di noi quelle parti che ancora sono rimaste ferme o forse ancora un po' imprigionate dalla religione. Benedetto tu stesso. Piove
alimentare la pianta, ma l'acqua scivola via fino a delle rocce dove poi evapora. Per cui neanche quando piove il porta ma riesco a ricevere un po' d'acqua a sufficienza. E poi invece l'altro tipo di persona è la persona che pone la sua fiducia e la sua certezza nel Signore e viene paragonato a un albero che invece è radicato vicino a un fiume che non va mai in secca. E allora, anche se c'è un periodo di siccità terribile, se c'è un clima torrido, questo albero porta sempre foglie e frutti perché le sue radici vanno all'acqua del fiume, arrivano all'acqua del fiume. E da qui, ciascuno di noi veramente, ciascuno di noi, molti di noi possono testimoniare quanto questo sia vero, perché magari prima della conversione a Gesù abbiamo attraversato dei periodi tragici nel pessimismo, nell'angoscia, magari anche nella depressione, e poi dopo la conversione, quando si è radicati in Gesù, quando lo si è conosciuto, allora le stesse situazioni o simili invece vengono attraversate con la pace nel cuore, la fiducia nel cuore, perché appunto si ha questa relazione di fiducia con il Signore. E qui passiamo al Vangelo. Allora, sappiamo la storia del ricco, che è talmente ricco che poi esibisce tutta questa ricchezza vestendo in modo molto lussuoso, molto costoso, tutti i giorni fa dei banchetti abbondanti, e lì sulla porta, alla soglia della sua casa, c'è invece il povero Lazzaro, che oltre a essere povero è anche sfigato perché è pieno di piaghe ed è affamato perché vorrebbe anche cibarsi almeno di quello che cade dalla tavola di questo ricco, ma non c'è modo. Poco dopo questo Lazzaro muore e va nel seno di Abramo, che come concetto è un po' il nostro paradiso. Poi ancora muore il ricco e questo finisce negli inferi, dove ha una sete terribile. E guardando in alto vede che finalmente questo Lazzaro è felice vicino ad Abramo, allora dice ad Abramo: manda Lazzaro a portarmi un po' d'acqua che sto morendo di sete e soffro tantissimo. Ma Abramo dice: no, non è possibile, una cosa del genere non può essere fatta. Allora il ricco dice, chiede di mandare Lazzaro dai suoi fratelli, lui ha 5 fratelli che vivono come lui, in modo che si convertano, si ravvedano e non facciano la sua fine terribile. Ma anche qui Abramo dice: se non hanno ascoltato Mosè e i profeti, non ascolteranno neanche un morto, uno che è risorto dalla morte. E qui finisce. Quello che stupisce è che il povero ha un nome, si chiama Lazzaro, e il ricco non ha un nome, perché ha perso la sua identità, si è identificato con i suoi idoli e si è allontanato dal Signore. Perché? Per il popolo ebraico l'elemosina è una delle colonne della loro legge, della legge. E un ebreo sa che per stare in relazione con il Signore, inserito nella sua alleanza, deve osservare la legge. E anche il fatto dell'elemosina non è un atto di generosità, ma è un obbligo, un'obbedienza alla legge, perché questo ti rende giusto, cioè in relazione con il Signore. E il ricco è un ebreo, per cui lui è consapevole di questo, eppure dovendo scegliere tra obbedire alla legge, cioè restare inserito col Signore, e invece seguire i suoi idoli, ha scelto gli idoli ed è finito come il tamarisco nella steppa arida.
Paolo, mi sembra. E tutto qui. E allora, Signore, vogliamo presentarti i nostri cuori. Geremia dice che solo tu conosci il cuore dell'uomo, tu conosci quello che contiene e quello che ne esce. E allora, Signore, davvero ti chiediamo guarigione, liberazione, purificazione del nostro cuore da tutto ciò che non ci permette di essere pienamente realizzati come figli di Dio, pienamente tuoi testimoni, pienamente docili a ciò che suggerisce il tuo spirito, appunto per renderci pienamente figli di Dio, testimoni di Cristo. Grazie, Gesù, lode e gloria a te. Ed è così, Signore. Noi non agiamo per imposizione, ma per grazia. E questa liberazione arriva perché veniamo riempiti da altro, Signore. Perché dentro di noi, se non ci fosse la tua grazia, ci sarebbe un vuoto pronto ad essere riempito da altro, Gesù. E anche questa sera, Signore, vogliamo essere riempiti di una misura pigiata, scossa, traboccante, perché davvero solo l'amore, questa grazia straordinaria, possa muovere la nostra vita, possa muovere i nostri pensieri, possa muovere i nostri desideri, il nostro fare, il nostro dire, Signore. Non una legge che viene imposta dall'esterno, Signore, che rifiutiamo nel nome di Gesù, Signore. Noi vogliamo essere proprio rinnovati da questo spirito sempre di più, Signore. E questo canto parla proprio di questo, ma c'è anche un altro canto che dice che proprio che questa grazia ci lavora, che tu sei questo buon vasaio, che trasformi il nostro essere di giorno in giorno, di gloria in gloria ti vedo, Signore. È così, Signore, ogni giorno è un giorno nuovo, perché ogni giorno è un giorno nel quale facciamo esperienza di te e della possibilità che c'è, Signore, in noi, restando attaccati a te. Benedetto tu sei, Signore. Grazie, Gesù, volevo testimoniare della tua grazia, di come bisogna abbandonarsi, essere uniti allo Spirito Santo, e la fede prende. Se riesco, spero, grazie Gesù, che mi aiuti a essere breve in quattro testimonianze. Una, settimana scorsa, nella lamentela, ero in macchina, mi stavo lamentando della benzina, che non mi durava niente, e avevo 30 euro in mano, poi ho detto no, la lamentela non mi appartiene, perché se io ho i soldi per andare a fare benzina, grazie Gesù, perché questi soldi arrivano da te, il lavoro, la salute, non voglio lamentare. Per farla breve, non vi racconto la storia, comunque senza lamentarmi ho ricevuto 60 euro di benzina, il doppio, senza aver versato i 30 euro che avevo in tasca, e da lì ho ringraziato il Signore. Dopo poco tempo, il lunedì, arrivo in negozio a mezzogiorno, devo chiudere, non trovo le chiavi della macchina. Disperata vado fino alla macchina, faccio tutto il percorso, non li ho trovati. Chiamo Marco e gli dico, mi vieni a prendere con le chiavi di scorta. È venuto, sono andato a casa, al pomeriggio ricerco, niente da fare, l'indomani vado ancora in negozio, avevano a terra, c'erano dei sacchetti, delle lattine, e avevano fatto pulizia di tutto. Ho detto, boom, però non mi sono arresa. A mezzogiorno del martedì, per prima di chiudere il negozio, ho detto, no Signore, io sono sicura che le chiavi ci sono, io non le ho trovate, da qualche parte devono essere. Aprimi gli occhi, fammi vedere ciò che i miei occhi non vedono. Ho riattraversato la strada, in un pannello di plastica c'era incastrato un bicchierino di caffè, dove il Signore mi ha portato a guardare questa situazione che non avevo mai visto, perché c'è ancora quel bicchierino. Però mi ha portato lo sguardo a questo bicchierino del caffè di plastica incastrato su un tubo. E questo per me è stato un segnale. Ho guardato quel bicchierino, ho percorso con lo sguardo questo pannello, incastrato in un altro tubo c'erano le chiavi della mia auto. E mi ha aperto gli occhi.
Un altro evento, sempre per parlare, dopo poco tempo mi si guasta il cellulare, vado a farlo riparare, mi ritorna, oltre ad aver speso i soldi, mi ritorna che non funzionava, mando l'indomani Marco a dire no, guarda che ti devo andare i soldi perché mi avevano detto che sarebbe, vabbè. Volevo, ho detto, tu non ti preoccupare, adesso vado io, chiudo il negozio a mezzogiorno e vado. In macchina agguerrita, adesso viene schianto 4, mi devi dare i soldi. Poi sempre in macchina, nell'umiltà che ti porta lo Spirito Santo veramente, gloria a Dio, per questo grandissimo Spirito Santo che lavora in me, in tutti noi, mi porta a dire no, no, no Signore, questo qua non è portare te dove vado, questo qua è essere io con le mie forze, con la mia rabbia e non voglio fare questo. Mettimi tu le parole, quando arriverò. Vado da questo signore, gli spiego le cose e mi dice di no, che non mi dava i soldi, che aveva fatto quel che devo fare, torno indietro, comunque faccio due cose, il signore mi illumina su un'altra cosa, ritorno indietro, dalle parole che gli ho detto mi ha rismontato il cellulare davanti, 5 minuti me l'ha rimontato e mi ha fatto vedere il cellulare funzionava e gloria a Dio, e ho il cellulare che mi funziona senza aver litigato con nessuno. Meno male. Perché e non ti fa e l'ultima cosa, ieri ho cominciato ad avere un forte, non è mal di schiena, sono dei muscoli, non so se è contrattura, freddo, non lo so cos'è. Ieri poi avevo messo l'arnica, ieri sera sono andata nel letto pregando il Signore che non mi apparteneva a questo mal di schiena, ho detto no Signore, io domani devo andare a lavorare, domani sera c'è la preghiera di lode, venerdì devo partire per Roma, io devo essere niente. Stamattina con le mie preghiere mi sono svegliata ancora con questo mal di schiena, ancora, poi cammini male, sembri sempre più contratta. Stamattina ho preso un moment, ho detto magari un'infiammazione, non mi è passato. Poco prima di mezzogiorno sono andata ancora al Signore pregando nello spirito, chiedendo questa guarigione. Ho detto Signore, tu sempre, comunque, anche un mal di testa, ho pregato, ho reso grazie al Signore perché so che mi ascolta e esaudisce sempre le mie preghiere nella sua volontà. Ho detto, so che questa è nella tua volontà perché tua figlia deve stare bene in tutto. E sono uscita fuori e mentre pregavo nello spirito mi arriva nel cuore la parola delle foglie medicanti. Di guarigione, sono andata a vedere, ho detto Signore io questa parola l'ho già sentita, sono andata a vedere quando è che erano queste foglie che guarivano e in Apocalisse nell'albero della vita dove dà frutti tutto l'anno e dove ci sono le foglie che guariscono, su quella parola che mi ha dato, perché io proprio non avevo in mente foglie di guarigione, io non ce l'avevo, me la messo nel cuore pregando in lingue, su quella frase ho fatto proprio la mia fede, Signore mi hai dato la conferma che sono guarita. Sono uscita, sarà passata l'una, mo' e mezza, ma anche se ho mal di schiena ho cominciato a dire grazie Signore perché tu mi hai guarito, questa è la verità, non quello che sento, ma quello che tu mi hai detto. Beh, io vi dico che 4 e mezza del pomeriggio io non avevo più mal di schiena e rendo gloria al Signore perché ci ascolta e nella fede, rimanendo salvi, la fede prende tutto. Grazie Gesù.
e diventa una sola cosa con il nostro amore, il nostro spirito e il suo spirito rinnova ancora. Lasciamo ancora scendere questa grazia, su grazia. Grazie Gesù, perché sentivo la parola fede e ho avuto l'immagine di un mare mosso, ma molto mosso, con delle onde. A un certo punto si sente: taci, calmati. E questo mare è diventato proprio calmo, piatto. Non avete ancora fede? Signore Gesù, grazie perché ci inviti ad abbandonarci totalmente in te, come ha fatto Loredana. Si è fidata di te e tu l'hai esaudita. E sono le stesse parole quando eri sulla barca e c'era il mare in tempesta e i discepoli avevano paura di tutte queste onde perché pensavano che la barca si rovesciasse e tu dormivi tranquillamente. E allora ti svegliano: Gesù, ma non ti accorgi che... Allora tu, a un tuo comando, hai fermato.
questo mare che è dentro di noi alle volte, che non ci fa vivere, che non ci fa essere liberi di affidarci e di fidarci completamente in te. Gesù, grazie. Grazie per questo invito. Io per prima, alle volte, anch'io non mi fido totalmente in te. Voglio fare di testa mia, ma sbaglio. Ma invece se lasciamo fare a te, tutto si risolve pienamente in meglio. Come diceva prima Marisa, che noi siamo tuoi, in poche parole. Non dobbiamo compiere il male, ma fare il bene. Perché tu fai le cose per bene e noi no. E non vogliamo essere come quel temerisco che non riceveva l'acqua. Noi vogliamo avere sempre l'acqua del tuo spirito che ci disseta, che ci purifica, che ci idrata, perché abbiamo bisogno di essere anche idratati nel cuore e nella mente. Grazie, grazie Gesù. Benedetto sei tu, Signore. A te la lode, la gloria in eterno. Amen. No, io volevo dire prima che quando che Marisa ha parlato, io sapevo del Vangelo. Ma si sente? Voce. Adesso si è acceso. Soltanto una parola. Quanto siamo disposti questa sera a lasciare le nostre parole, il nostro credo, i nostri ragionamenti, le nostre congetture e lasciare che sia la sua parola a determinare i nostri passi. Signore, davvero ci accorgiamo, più ti siamo vicini, e come diceva Sant'Agostino, più ci accorgiamo di quanto siamo lontani. Questo non annulla sicuramente la grazia che riceviamo, ma quello che desideriamo di più, Signore, è crescere in te, Signore. Per non perdere tempo in cose che sono lontane da te, Signore. Signore, sappiamo che questo è un tempo privilegiato per nuove conversioni, ma non solo quelle degli altri, Signore, parliamo della nostra. E sappiamo che davvero tu puoi fare nuova ogni cosa. E questa sera ancora ci affidiamo a te. E questo canto è un canto di intercessione, Signore. Quest'uomo che non ti conosceva, che aveva solo sentito parlare di te,
si è fidato di te, Signore, più di quanto si fidavano forse quelli che ti camminavano accanto. E a volte succede così, che uno che arriva lontano dalla fede fa la prima esperienza di te, succedono cose straordinarie. Ma non perché tu sei stato con noi, perché quando si fida, Signore, non c'è nessuno che può salvare all'infuori di te. Io ti voglio invitare a dirlo. Non c'è nessuno che può salvare all'infuori di te. Lo ripetiamo ancora proprio come una dichiarazione di fede. Signore, non c'è nessuno che può salvare all'infuori di te. E questo, Signore, non è un canto, questa è una preghiera che nasce dalle nostre viscere. E vogliamo presentarti tutte le persone che si sono raccomandate alle nostre preghiere, Signore. Tutte le persone che vogliamo portare a te, che magari abbiamo difficoltà e che forse servirebbero meno parole e più concretezza in questa fede per davvero convincerli che non c'è nessuno che può salvare all'infuori di te. Signore, vogliamo essere oggi come quel centurione, Signore. Arrivare lì, lasciare tutte le nostre certezze e prendere in mano quella tua parola che salva, che libera, che guarisce, che fa nuove tutte le cose. Ora, Signore, nel nome di Gesù. Potrei guarire questo mio servitore.
potrai guarire questo mio servitore. Ringraziare proprio, penso che abbiamo visto scorrere le intercessioni che ci hanno chiesto, ringraziati perché tu certo sei già intervenuto, grazie Signore, grazie, grazie Signore per le guarigioni, grazie per le liberazioni, grazie Signore per l'abbondanza, grazie per il lavoro Signore, grazie per questa guerra Signore che diventa pace Signore, grazie per questo virus che non ha più potenza Signore, grazie Gesù, grazie, grazie, grazie per ogni cosa, Signore, che ti è stata presentata, Signore, perché tu hai già preparato e predisposto ogni cosa, Signore. Tu sei benedetto ora e sempre, Signore, ti lodiamo, ti benediciamo, ti ringraziamo, Signore. Grazie perché come abbiamo iniziato questa preghiera, tu sei fedele, Signore, e chi ripone fede in te, Signore, non resta mai deluso, Signore. Benedetto tu sei, Signore, grazie perché apri i nostri occhi a vedere dove tu hai posto mano nelle situazioni, Signore, grazie perché tu, i tuoi pensieri sono più alti dei nostri, Signore, ciò che tu predisponi per noi, grazie perché ci fai entrare nelle buone opere che tu hai già preparato per ognuno di noi, Signore, grazie, 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 alleluia, grazie. Thank you.
vi rendete conto che la gioia entra in noi quando noi cantiamo la verità? Quando cantiamo un canto di verità, vi rendete conto che siamo pervasi da una forza, un entusiasmo, una gioia? E questo è, può essere già un bel discernimento per capire quando dalla nostra bocca escono certe parole che non portano lo stesso sentimento dentro di noi. E grazie Signore, grazie per questa serata davvero che ci hai fatto vivere nella tua frequenza, Signore. Ti benediciamo. Perché non è giusto che chi arriva presto deve stare a aspettare chi arriva in ritardo.
quindi io direi di trovarci intorno alle 10:30, 11:15. Ci possiamo trovare in un posto comodo per partire per Europa. Potrebbe essere davanti al ristorante cinese che c'è davanti al centro commerciale, che c'è tutto il parcheggione. Avete presente? Sì. Dove c'è il treccio? Esatto. La pasticceria. La pasticceria, ok. E quindi c'è spazio per parcheggiare e poi da lì proseguiamo. 10:30, 11:15 ci troviamo lì, facciamo le macchine, ovviamente cerchiamo di ottimizzare e ci muoveremo insieme e sarà bello un tempo. Mentre tu parli, no? Che ti senti così, non capisci se proprio. Ma che confusione, non c'è una certa età io, eh? Abbiate rispetto per gli anziani. Lode al Signore. Allora, grazie Signore, grazie papà per questa serata meravigliosa, grazie per tutti i fratelli che vediamo, grazie per i nostri fratellini che sono arrivati, Maria che si è tagliata i capelli, è bellissima, sta benissimo con questo nuovo look, e grazie davvero perché è troppo bello, Signore, quando i fratelli stanno insieme, questa è davvero una gioia straordinaria. E ti vogliamo ringraziare, ringraziando il papà, Padre nostro. Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male e dal pane. Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne. Il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio.